studio la storia servirebbe anche a questo, no? Orientarci su quello che sta avvenendo nel presente, partendo dalla lezione del passato, no? Capire l'origine dei problemi, l'origine delle crisi, come si sono sviluppate, come sono state risolte o non risolte e lasciate quindi in sospeso, per poi poterci orientare meglio e capire sia come cittadini e volendo anche trasferendo queste conoscenze alla classe dirigente, anche sapere come poter in qualche modo affrontare i problemi dell'attualità internazionale. Quello che ci insegna la vicenda del confine orientale italiano, quindi della vicenda drammatica delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, è che, diciamo, la politica, volendo, può contribuire a superare i conflitti nazionali, i conflitti etnici, perché ad esempio quel confine che è stato così drammatico, che è stato caratterizzato da avvenimenti così drammatici durante la Seconda Guerra Mondiale e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, adesso è un confine aperto. Noi siamo stati avversari, nemici, rivali di sloveni e croati per tanto tempo, adesso siamo partner, amici all'interno dell'Unione Europea e alleati all'interno dell'Alleanza Atlantica. Quindi l'idea appunto è quella di superare, no? Cioè, trasformare il confine non in barriere divisorie, ma lavorare affinché i confini siano dei ponti tra i popoli, tra i cittadini, tra le nazioni. Ciò che dovrebbero fare sempre gli storici è contestualizzare, cioè è collocare gli avvenimenti terribili di cui parliamo oggi e altre tragedie del Novecento simili a quella di cui parleremo. Probabilmente in questi anni il giorno del ricordo è stata un'occasione che ha creato più divisione e più clamore che approfondimento. Talvolta mi sono trovato pochi giorni fa in una scuola, in una classe di liceo che mi ha chiesto di parlare di questo argomento e loro, con tutta, diciamo, la ingenuità dei loro 17-18 anni, volevano semplicemente capire che cosa è successo, prima ancora di capire cosa ne pensavano e di capire quali erano le opinioni spesso accalorate che sentono nel merito. Quindi probabilmente una giornata del genere è utile proprio per cercare di dare dei parametri, dei concetti, dei numeri, per capire meglio quello che è successo. Poi ognuno può avere la possibilità di farsi meglio, con più cognizione di causa, la propria idea, la propria opinione.